Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È stato abile politicamente. Marco Travaglio, anche tu hai conosciuto molto bene Berlusconi. Adesso tra poco facciamo vedere una clip che vi riguarda entrambi, te e Michele Santoro, tuo ospite fisso nella trasmissione di Santoro. Oggi, Marco, il New York Times scrive che Berlusconi ha introdotto il sesso e il glamour nella TV italiana e ha poi portato la stessa formula in politica. Ed è così che ha vinto, perché alla fine ha vinto Berlusconi, no? No, io non condivido per niente l'analisi del New York Times, che risente di luoghi comuni e che non c'entra niente con quello che è successo in Italia in questi 30 anni. Ma normalmente quando muore una persona si fanno le condoglianze ai parenti e agli amici. E dato che non ci si può mettere a dire cose positive, almeno ne parlo personalmente, si aspettano i funerali prima di dire cose negative. Purtroppo i social e la televisione si mangiano tutto e quindi oggi abbiamo assistito a una giornata, posso dire, imbarazzante di beatificazione che ha completamente tralasciato la realtà dei fatti. Quindi siamo costretti questa sera, oltre a formulare le condoglianze ai parenti e agli amici, a dire quello che pensiamo. Non si può dire di una persona morta il contrario di quello che si diceva della persona viva. Beh, Andreotti, quando gli chiesero che cosa voleva nel suo epitafio, disse: voglio soltanto il nome, la data di nascita e la data di morte, perché disse: le parole delle epigrafi sono tutte uguali, a leggerle uno si chiede, ma scusate, se sono tutti buoni, dov'è il cimitero dei cattivi? Ecco, evitiamo questa ipocrisia. Io penso che il peggiore dei servizi che si possa rendere a Berlusconi è trasformarlo nel santino che abbiamo visto per tutta la giornata a Reti Unificate. Berlusconi non ha mai fatto niente per dipingersi come un santino, anche perché se si fosse dipinto come un santino non avrebbe preso un voto. Berlusconi, come diceva Montanelli, ha incarnato al meglio tutto il peggio dell'Italia e degli italiani, e lo votavano, i suoi elettori lo votavano per questo, perché sapevano che era una simpatica, perché era simpatico, ma canaglia, e lui non ha mai fatto niente per smentirlo. Quando noi lo riempivamo di improperi sui processi, le cose eccetera, lui telefonava a Padellaro per dire: ma avete scritto che ho i capelli finti? Venga a Palazzo Chigi o a Palazzo Grazioli e le faccio toccare con mano che i miei capelli sono veri. Non gliene importava niente dell'aspetto morale. E questo è il danno peggiore che ha fatto, perché non ha solo fatto un sacco di cose riprovevoli, dai finanziamenti alla mafia, alle frodi fiscali, alle corruzioni, ha pagato chiunque, infatti oggi se ne sono visti i risultati. È che ha sdoganato quei comportamenti. Quello che prima facevamo tutti di nascosto, o molti facevano di nascosto, lui ha proclamato che era giusto farlo e rivendicarlo. E porco è diventato bello. Il famoso slogan porco è bello, ma porco non nel senso sessuale, che non c'entra niente, nel senso delle cose che non si devono fare, lui lo ha portato alla ennesima potenza. Lui ha esaltato l'evasione fiscale alla festa nazionale della Guardia di Finanza. Sono questi i danni che gli sopravviveranno, purtroppo, e ha screditato il buon nome della destra, per cui una destra civile non ce l'avevamo con lui a causa sua e non ce l'avremo nemmeno adesso, perché adesso il berlusconismo ha corrotto anche quelle parti di destra che non erano berlusconiane e che da legalitarie sono diventate illegalitarie. Sono questi i danni che oggi sono stati completamente rimossi, e mi spiace ricordarli questa sera, perché ripeto, bisognerebbe aspettare almeno i funerali. Ma non lo possiamo fare, perché è già partita una beatificazione addirittura a dispetto del morto. Allora, Alessandro Sallusti, trasformarlo in un santino, dice Marco Travaglio, gli si fa un pessimo servizio.